Ok, mille. Oh. Mille. Bella a tutti ragazzi e benvenuti. Io sono Metimas. Oggi siamo su Domina. Allora, l'altra volta avevamo portato un primo gameplay, che era proprio la fase iniziale, e adesso vorrei portarvi questo secondo gameplay in una fase, diciamo, un pochino più avanzata. E intanto vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se non siete iscritti, vi ricordo di attivare la campanellina e di likeare il video e se potete di guardare il video fino alla fine in modo tale che l'algoritmo di YouTube diciamo controlla un pochino queste cose qui e il canale possa crescere, io posso portare più contenuti e far diventare il canale anche più interessante per voi. Detto questo, ragazzi, come potete vedere, noi nel primo gameplay eravamo partiti in tre, adesso siamo praticamente con la squadra al completo. Ho capito anche un pochino più di cose giocandoci, comunque rimane un gioco parecchio difficile dove sono morto tantissime volte. Noi abbiamo questo nostro, diciamo, io lo chiamo il capitano della squadra perché è il gladiatore più forte che abbiamo. E praticamente ha l'arma al massimo che è questo spetum, sarebbe quasi una brutta cosa lo spetum, e poi il resto tutto da potenziare, lo scudo no, lo scudo al massimo, ok, e i parastinchi al massimo, il resto da tirar su, però abbiamo solamente 133 monete. Abbiamo tanta acqua, food e vino perché praticamente noi lo utilizziamo qua tutte le volte, andiamo qui, ce ne prendiamo un po'. Qui possiamo fare tutti, diciamo, i combattimenti clandestini, appena si attivano si paga sempre di più. Appena si attivano io li faccio subito perché sono soldi quasi sempre assicurati. Qui abbiamo un countdown di 258 giorni, cominciamo con 300. 365 alla fine dell'anno praticamente c'è una specie di tutti contro tutti da superare che non ho mai superato e qua abbiamo le battaglie in giro per Roma che anche queste sono importanti e vanno fatte, però ci vuole, io aspetto almeno che uno dei miei sia sviluppato al massimo come attrezzature. Poi ok, lui l'avevamo già praticamente un po' studiato l'altra volta. Io ho assunto l'architetto che ci serve per fare questi pali e questa specie di, come dire, cenere a terra per farli, per migliorare l'agilità, poi il medico che li cura in automatico e il fabbro che piano piano, vedete, io ormai l'ho fatto quasi tutto, dovrebbe, io, se non ho capito male, casualmente aumentare un equipaggiamento di loro. Ok. Siamo in tanti, ma in realtà i più sono schiavi con niente, quindi il problema è che solamente lui ha una buona attrezzatura e il resto ha quasi niente, quindi siamo, non siamo messi molto bene. Qui ci sono tutte le carte che piano piano metteremo, tra un giorno combatteremo, io altri soldi da usare non ne ho. Ok, andiamo lui e lui. Ah, uno solo. Cavolo, allora lui, se va, muore lui, è finito la squadra, ragazzi, ve lo dico. Allora c'è questo Lucius che ha un'arma a due mani, uno spadone, quindi fa parecchio danno. Però anche noi abbiamo questo tipo di lancia con Morius che però faccio 300 di danno, ok, più c'è lui che fa 56. Dovremmo farcela perché facciamo veramente tanto danno in più. E dovremmo colpire anche sulla distanza perché ok, perfetto, levamo un botto ragazzi, abbiamo preso 910 dollari più Minicius. Ma ragazzi, ripeto, se la se se il gioco dovesse interessarvi e volete che io inserisca i vostri nomi, me lo scrivete, io se volete lo porto avanti, però non penso vi interessi, non lo so. Ditemelo voi, fatemelo sapere attraverso i commenti e tutto, le like, le visualizzazioni, in modo tale che io posso capire più o meno quello che volete. Lei ha recuperato? Vi aspetto un attimo che recuperi.
e lo mandiamo qua. E non ci dà i dati, quindi io mando sempre lui che è il più forte, ce la dovrebbe fare. Verrà abbastanza veloce, ragazzi, perché dà per scontato che più o meno il gioco lo conoscete. Abbiamo vinto molto facilmente perché sono abbastanza facili. Ecco, adesso siamo un po' troppini. Io questi qua senza niente, anche se è un po' di tempo che si allenano, quindi sono meglio di altri. Però non avendo vestiti, vabbè, a parte che anche questi sono proprio basici, quindi non so quanto mi possa convenire. Quindi io voglio provare a fare uno di questi semplici, così vedete anche questo. Facciamo questo da 6. È nudo, io mando lui per sicurezza, dovrebbe essere estremamente semplice. Oh, e l'arena dov'è qua? Ops! È nudo ma c'ha il martello. Aiuto! Ok, mille! Oh, mille! Madonna! Aiuto, quanta roba ci dà? Ah, un attimo, calma! Qui abbiamo troppa gente, non ci sto capendo più niente. Mille! E non ne, si è nemmeno fatto niente. Io ne faccio subito un'altra allora, mi scusi, no? Faccio anche qui. Minchia. Allora, vediamo il mio. Lui è 26 vittorie, 14. HP 408, 500. Agilità 20, 139, 147. Damage 3, 3, 3. 69 defense 20, defense 34, 96. Però da più skill. Vabbè, ragazzi. Ah, uno di tre? Addirittura? È così potente? E li mando tutti e tre. Ok, partecipazione costo 7 di oro, 2 mele e 2 e 6 di acqua. È così forte che bisogna andarci in tre, ragazzi, mi sta preoccupando. Dai, quello non c'è, quello c'è il tagliaunghie. Porca boia, non ha preso di colpi, ok? Che se col tagliaunghie c'è andato, faceva il pedicure. Faustino, un cavallo, un leone. Aiuto, dove la metto la roba? Almeno lui è al massimo, io ti manderei anche da un altro, questo perché ci ho preso gusto. Roba da 14. Speriamo che non sia troppo pesante. Oddio, 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 oddio. Oh, questa la vedo brutta. Ritorna Faustino col tagliaunghie. Andiamo da Faustino. Vai Faustino. La chiave di tutto è Faustino. Speriamo in bene, questo lo vedo brutto, come lo vedo brutto. Meno male, non l'ha fatto in tempo. Faustino è Faustino. Basta, gente, non ce la faccio più. Dov'è? Allora, Faustino, io direi intanto Faustino che sarebbe il caso tu ti mettessi qualcosa, io non dio tanto, ma almeno il pullover. Fastino il pullover. Dai. Tanto che non pia freddo. No, ok, lo scudo è al massimo. Non ho più soldi, bene, mi fa piacere. Che famo? Andiamo avanti? 14, 14, 14, vorrei trovare qualcuno un po' sempliciotto. Vai con lui. E la Madonna. 2. E siamo solamente in 2, ragazzi. Ho paura. Però non temo nessuno. Cioè, temo tutti. Minchia, sono legati i leoni. Falli fuori subito, fallo fuori subito.
Non ho capito che è successo, ma abbiamo vinto. Non ho capito che è successo, ma abbiamo vinto. Qui bisogna mettere lo sprint. Aridanghete, basta! Oh, quanti? Ma sei scemo! Oh, non l'abbiamo catturato! Ferma tutto, ferma tutto, ferma tutto, ferma tutto, tutto, ferma tutto! Abbiamo catturato un gigante, non mi era mai capitato. Fuori tutti, non vi voglio più. Andate via, dov'è il gigante? Gigante, dov'è il gigante? Due cavalli, che casino! Che casino! Posso vendere un cavallo? Quanto mi ha dato? 124. Dov'è il gigante? No, no, non mi dici che non c'è più, eh? Vieni, vieni a far timido. Oh, mamma mia. No, che sell? Ma non gli posso fare niente? Non lo posso curare? Oddio, che pesa 5 per cavallo. Allora ragazzi, qua abbiamo sistemato il gigante, è lui. Però io non riesco a, purtroppo, a non riesco a modificarlo. Va bene ragazzi, direi di concludere qua. Non arriviamo fino in fondo, mancano 195 giorni perché altrimenti verrebbe un gameplay troppo lungo. Fatemi sapere se volete che io vada avanti, vi faccio vedere magari i restanti giorni, oppure vi può anche bastare qua, e possiamo anche finire tutto il discorso dell'Italia volendo, ok? E quindi niente ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta, grazie per la compagnia, ciao a tutti.